Eccoci qui, amici di Radio Grok, buongiorno a tutti, edizione pomeridiana dell'Editorgale del 30 di maggio alle ore 17:30. Prima di introdurre la puntata e di introdurre il nostro ospite di oggi, ci tenevo solo, e ti rubo pochissimo tempo, Gale, proprio un minuto per dire due cose. La prima, che vorrei ringraziare tutti coloro che ci seguono, perché ieri siamo arrivati a 5.000 likes, 5.000 persone che hanno messo il mi piace sulla nostra pagina, quindi vorrei ringraziare tutti. L'abbiamo festeggiato con l'intervista a Enrique Balbontin, comico vulcanico genovese. Io parlo savonese, che ha fatto uno show veramente incredibile. Questa è la prima cosa che volevo dire, quindi grazie a tutti, grazie di cuore. Noi cerchiamo di fare sempre il meglio e quindi ci fa piacere che tante persone ci seguano. Secondo, invece, colgo appunto l'occasione per complimentarmi e per segnalarvi l'uscita di un libro che si chiama Princi Runner, che è scritto da un mio grande amico, nonché ex compagno di squadra di Taggia, Andrea Fagioli. Ha scritto questo libro dove c'è, diciamo, un po' un misto tra la corsa, tra le sue esperienze di vita personali, quindi lo trovate su tutti i digital store, quindi ve lo consiglio vivamente. Detto questo, a questo punto, che era doveroso secondo me ricordare entrambe le cose, infatti c'è Andrea Fagioli, l'autore, che ci ringrazia, che dice grazie Gus, grazie a te Andrea, e in bocca al lupo per l'uscita del tuo libro. Signori, passiamo adesso all'editorgale. Ovviamente, come al solito, al mio fianco c'è il volante di questa trasmissione, che ormai è da un po' di tempo che ci tiene in compagnia, Marco Galeotti. Ciao Gale. Allora, ciao Riccardo, grazie dell'introduzione e hai fatto bene a ricordare il traguardo. Io non lo diciamo mai durante l'editorgale, ma lo voglio dire oggi. Mettete un like alla pagina perché facciamo tante cose interessanti. Riccardo ci mette tanta passione, noi ci mettiamo tanta passione, quindi è una cosa utile. Detto ciò, io Riccardo devo ringraziare tantissimo Gigi Apolloni che oggi abbiamo qua con noi per la disponibilità. Grazie mille di Ciao a essere qui. tutti, grazie a voi dell'invito, grazie, buonasera. Ecco, Luigi, noi durante queste puntate di questo editoriale calcistico abbiamo incontrato una serie di calciatori via via più importanti, però davvero oggi ci fa piacere essere con te, con un vice campione del mondo, con uno dei pilastri del Parma, del grande Parma, e parlare di calcio in un momento che ci vede forse vicini a un piccolo ulteriore passo verso la normalità, no? Abbiamo seguito insieme l'altro ieri questa, diciamo, riunione, questo summit dal quale è emerso che si tornerà a giocare, anche se, ahimè, a porte chiuse, e quindi avviciniamoci a queste date, fra un paio di settimane, che ci rivedranno in qualche modo in campo a vedere le partite di calcio. Nel modo migliore, cioè parlando con un grande interprete del calcio italiano. Maurizio, ti chiederei di ricordare a chi non lo sapesse, anche attraverso qualche numero, chi è Luigi Apolloni. Luigi Apolloni cresce nel settore giovanile della Lodigiani, poi a 17 anni va a giocare a Pistoia in Serie C per 2 stagioni, poi passa a Reggio Emilia dove veste la maglia della Reggiana per un'altra stagione in Serie C e dall'87 si trasferisce dalla Reggiana al Parma in Serie B. E lì rimarrà per 12 anni, dall'87 all'89. Centrando al 99. terzo anno, dal 99, centrando al terzo anno la storica promozione del Parma in Serie A, mai stato prima di allora nella massima serie, quindi il Parma, e diventerà il primatista di presenze con 385 tra le tre competizioni, tra il campionato, le coppe europee e la Coppa Italia. Davanti, che è il primato ancora imbattuto alle sue spalle, abbiamo Benarrivo con 362, Minotti con 355. E nel corso di questi 12 anni c'entra 7 trofei: 2 Coppa Italia, 2 Coppa UEFA, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa Europea e una Supercoppa Italiana.
chiude la carriera nel biennio 99-2001 con, in Serie A, con la maglia del Verona, dove colleziona 51 presenze con 2 reti. Molto importante la sua esperienza in maglia azzurra, perché partecipa ai campionati, colleziona 15 presenze e partecipa ai campionati mondiali di USA 94, che tutti ricordiamo conclusi con il secondo posto. Partecipa anche alla spedizione meno fortunata degli europei del 96. Appese le scarpe al chiodo, intraprende la carriera di allenatore, che fino a questo momento lo ha visto alla guida di Modena, Grosseto, Gubbio, Reggiana, Gorizia, Parma e di nuovo Modena. Possiamo dire quindi che la sua carriera è legata indissolubilmente al Parma, e quindi io inizierei proprio a bomba con 2 domande senza tanti preliminari. Citiamo i piazzamenti dal 90 al 99, quinto, sesto, terzo, quinto, secondo, quinto e quarto. Questo è una squadra di provincia che fino a quel momento non era mai stata in Serie A. Ti aspettavi tutto questo quando hai intrapreso l'avventura parmense? E se non, accanto a quei 7 trofei, non pensi che manchi anche uno scudetto? Bene, innanzitutto ti ringrazio perché sei informatissimo, guarda, ringrazio anche Riccardo, il Gale, Marco. Ma di solito con gli autisti non si parla, visto che lui è l'autista, noi non possiamo parlare, no Riccardo? Possiamo parlare. No, allora, al di là della battuta, tornando alle domande che mi hai fatto, sicuramente il essere approdato per me a Parma in quell'anno lì, nell'87, quando sono arrivato io, era il periodo in cui poi Sacchi nell'87 andò al Milan. E Arrigo Sacchi fece un campionato straordinario con il Parma, non riuscendo a vincere il campionato, però fece parlare della squadra, fece parlare di lui e prese le attenzioni di Berlusconi, che lo portò al Milan. Per me è stato un punto d'arrivo importante, perché ripeto, sapevo quanto era importante la squadra di calcio del Parma, anche se chiaramente sapevo anche le ambizioni che avevano, visto che avevo conosciuto il presidente del Parma, il povero Ernesto Ciresini, che purtroppo non vide la promozione in Serie A. È una creatura nata da lui, ecco. Poi dopo chiaramente i familiari lo vendettero al Parma, il Parma lo vendettero a Calisto Tanzi, il patrono della Parma. E da lì poi cominciò tutta la varia scalata. Ecco, tornando al discorso, quando io sono arrivato, venne con noi l'allenatore Razeman, che era un allenatore promettente. È chiaro che all'inizio la preparazione fu durissima. Fu una delle preparazioni più dure che feci in vita mia. Io di solito sì, facevo fatica, ma non come quella di Zeman. Iniziamo anche bene con Zeman, iniziamo bene nel senso che in amichevole facevamo un amichevole contro il Real Madrid, che era sponsor, la Parma era sponsor anche del Real Madrid. Facevamo un amichevole che vincemmo 2-1 in una serata memorabile dove battemmo i campioni d'Europa, ecco, perché il Real Madrid in quel periodo lì aveva vinto la Coppa Campioni. E iniziamo la Coppa Italia e facciamo bene anche lì, vincemmo a Como, che il Como allora era col povero Borgonovo in Serie A, pareggiamo a Milano contro il Milan di Sacchi e praticamente passiamo le qualificazioni. Però purtroppo quando iniziò il campionato cominciamo a prendere delle sonore batoste, ecco. Da lì venne meno la fiducia e dovette allontanare Zeman, e venne Vitali, il povero Vitali, anche lui che mancò qualche anno fa, viene a mancare qualche anno fa, che fu da traghettatore. Nel frattempo erano arrivati dei giocatori, tra virgolette, Minotti, che fu anche compagno mio poi dopo di avventura, e da lì si instaurò un rapporto importante, un'ossatura importante, perché poi l'anno, il terzo anno che venne mio nel Parma, venne Scala, da lì ecco, presero dei giovani interessanti, ma dei giovani ambiziosi che volevano comunque arrivare a
a toccare, ecco, e a coronare un sogno che era quello della Serie A. Man mano che andavamo avanti, noi partimmo benissimo, e infatti ci fu, ecco, eravamo con squadre come il Torino, come il Cagliari e il Pisa, ecco, che insieme a loro vincemmo il campionato, quindi squadre importanti. Però nel percorso, verso marzo, in quel periodo lì, purtroppo perdemmo sei partite, facemmo un punto soltanto, ecco. E da lì cominciavano dei seri problemi, perché tutti pensavano che noi non volessimo andare in Serie A. In realtà ci fu un calo fisico, psicologico, quello che era, forse ci siamo adagiati un po' a quello che era, quello che stavamo facendo. Poi dopo avemmo come una scossa incredibile, da lì in poi siamo andati in Serie A. Ecco, lì secondo me è nata l'ossatura, proprio, e poi da lì con noi c'erano Minotti, che era difensore insieme a me, che c'era, e Massimo Susic, che era l'altro difensore, giocavamo a tre. Poi c'era Enzo Gambaro, che era il terzino, Donati, che era l'altro terzino. Poi a centrocampo c'eravamo Zoratto, catanese, che è scomparso anche lui qualche anno fa, e Osio. E davanti c'eravamo Melli e Pizzi, e Melli e Ganz. Ecco, c'è stata, diciamo, l'ossatura che poi, ecco, negli anni successivi ha portato avanti, dove poi sono stati inseriti elementi straordinari, importanti, figure anche calcisticamente importantissime, che hanno permesso anche a noi di crescere insieme a loro e di fare il Parma e di fare la storia del Parma. Però Luigi, scusa, intervengo perché parlo da parmigiano d'origine. Parlo da tifoso che nell'89-90 io sono stato al Tardini a vedere un Parma-Cagliari 1-1. Mi ricordo che voi avevate vinto un paio di partite in trasferta prima e che il Tardini cominciava veramente a credere alla Serie A. Ma ancora oggi, Apolloni, Minotti, il sindaco, Melli, Zoratto sono ricordati forse con un affetto pur maggiore dei grandi campioni che sono venuti dopo, perché voi avete tramutato con quel nucleo il sogno in realtà. E poi, infatti, poi quando siete andati in Serie A, io mi ricordo che se ne andò Pizzi, che c'era anche qualche dubbio su come cambiare questa squadra, perché la gente si era proprio affezionata a questa squadra, cioè è stato veramente uno di quei sogni che vi ha reso, come dire, immortali a livello di ricordo e di amore popolare. Sì, no, in effetti tantissimi ricordano quel periodo lì. Noi allora ci spogliavamo allo stadio e gli allenamenti lo facciamo al Parco Cittadella, che te penso conoscerai, che è un parco vicino a 200 metri dallo stadio. Noi ci si allenava in mezzo ai vecchietti che giocavano a carte o ai bambini che giocavano nelle giostre, e si era instaurato proprio una coesione con la città è talmente forte che, ripeto, noi ci si allenava e ci si divertiva, ecco, e avevamo quell'obiettivo proprio di cercare di creare, ecco, di dare origine a segnare, ecco, quello che è la storia di Parma, che poi si è avverato. Era un sogno che si è riusciti a tramutare in realtà, ecco. Ecco, e poi il primo anno di Serie A fu un anno con qualche cambio. Ti interrompo un secondo, perché proprio l'altro ieri, il 27 di maggio, è stato i 30 anni che abbiamo fatto quella promozione. Infatti i boys, i tifosi degli Ultras del Parma, che ringrazio, ci hanno invitato a me e Osio. Siamo andati lì con la dirigenza nuova del Parma, e insieme anche c'era Fulvio Ceresini, che è il figlio, ecco, di Ernesto Ceresini, presidente compianto, appunto, che purtroppo non è riuscito a coronare quel sogno di vedere la sua creatura, perché è nata da lui il Parma in Serie A. Ecco, ti ho interrotto, scusa, perché volevo ricordare, ecco, questo evento. Guarda, Luigi, hai fatto benissimo, hai detto una cosa molto importante, proprio perché testimonia quello che stavamo un po' raccontando, cioè di quanto sia stata importante quell'annata, di quanto sia stato importante, come ci scrivono, Parma Reggiana 2-0, Melli e Osio, mi pare? Sì, è culminata, ecco, noi siamo arrivati alla penultima partita, che se vincevamo matematicamente andavamo in Serie A, e proprio col derby, ecco, col derby Reggiana, che è stata una vittoria straordinaria
bella, ma per il contesto, per quello che, per come è venuta, ripeto, io mi hanno chiesto sempre qual è stata la vittoria più bella, più importante. Io ricordo questa, anche se poi chiaramente è stata importante anche la Coppa Italia vinta contro la Juventus, è stata importante, tanto importante la Coppa delle Coppe vinta Wembley contro la terza, contro la Juventus in Coppa UEFA, ma questa qui è perché è stata la mia prima vittoria di un campionato, e poi perché per le emozioni che si sono create durante il percorso che abbiamo fatto, perché ripeto, siamo partiti alla grande, poi abbiamo avuto questo blocco che non ci ha permesso di dare continuità a quello che stavamo facendo, poi dopo abbiamo avuto la forza caratteriale, l'energia giusta proprio per reagire e poi per arrivare a cavalcare, ecco, l'onda, arrivando poi a vincere il derby contro la Reggiana, che ci permise di arrivare in Serie A. Che poi era un livello molto alto, no? Io mi ricordo il Torino di Fascetti, cioè era una Serie B dove arrivare terzi, quarti, il Parma si aggiudicò l'ultimo posto e a disposizione per salire, era veramente difficile. C'era il Cagliari di Ranieri, quindi il Pisa, se non ricordo chi era l'allenatore del Pisa, però insomma c'era la Triestina di Giacomini, insomma c'erano allenatori importanti, ecco. Esatto, quindi era un livello davvero alto. Poi ovviamente quando una cosa non è mai stata fatta prima è un po' diverso, no? Non è, voglio dire, il Parma stava scrivendo la storia, non era mai stato in Serie A ed era un po' diverso. E poi un'altra cosa che volevo chiederti, proprio quell'estate, no? Perché mi ricordo che a un certo punto anche ci fu il mercato, come dire, cambia il portiere, prendono Taffarel, poi Pizzi che andò via, ci furono degli innesti importanti, però come avete vissuto questo inizio di sogno, questa Serie A che forse andò poi già il primo anno oltre ogni più rosea aspettativa? Sì, beh, innanzitutto non arrivò soltanto Taffarel, arrivò George Grunel, il belga, che già aveva fatto i mondiali insieme a Taffarel, e Thomas Broly, lo svedese, sì, esatto. Poi venne Stefano Kuokkinen, centrocampista, venne davanti appunto con Melli, c'era Broly, ma ripeto, si creò dall'entusiasmo dell'anno precedente, della promozione dell'anno precedente, e si sono inseriti questi ragazzi, ma che erano con esperienze più alte di noi, perché c'era Stefano Kuokkinen che già aveva giocato in Serie A col Pisa, insomma B col Pisa, aveva vinto campionati, Grun che aveva fatto dei mondiali, Taffarel che aveva fatto un mondiale, Broly che aveva fatto un mondiale, insomma Zoratto che comunque aveva già giocato in Serie B, in Serie A col Brescia, si calarono nella realtà e ci presero per mano e ci accompagnarono, ecco, sono stati bravi perché si sono inseriti cercando di far crescere anche noi. Assolutamente. Poi tra l'altro ricordo, per raccontarlo anche a chi ha qualche anno e qualche capello in bianco meno di me, qualche capello bianco meno di me, qualche anno meno di noi, ricordo che quell'anno 90-91 fu un campionato incredibile, no? Cioè lo vinse la Sampdoria, la Juve fuori dalle coppe, l'ultima di campionato mi pare fu Milan Parma 0-0 a San Siro e c'ero, esatto. Come dire, si colonò un sogno per il Parma, ma poi il Genoa quarto, cioè un campionato, uno di quelli che uno si ricorda tutta la vita, anche quello, no? Perché veramente il livello era altissimo di quella Serie A. Beh, sicuramente quegli anni lì furono gli anni d'oro del calcio italiano, gli anni 90, proprio per l'inserimento di campioni e di giocatori, perché io ho avuto la fortuna di giocare contro Van Basten, contro Gullit, contro Maradona, contro Careca e ce ne sono tanti altri, ecco, contro Batistuta, e quegli anni lì è stato un arricchimento importante per il calcio italiano, e le premesse poi per raggiungere obiettivi importanti per la nazionale che man mano stava crescendo, ecco. Prego Ricky. Sì, allora, intanto non so, con l'occasione, Luigi, per salutare un ragazzo che attualmente gioca nel Parma ed è vicino a noi perché è di Andorra, ed è Riccardo Gagliolo, il terzino sinistro con cui ho giocato insieme nelle giovanili. Lui era molto più giovane, quindi lo salutiamo visto che parliamo di Parma e gli auguriamo a questo punto una carriera come Luigi Apolloni. Per quanto riguarda sta facendo un campionato straordinario, veramente.
Esatto. È anche un bravissimo ragazzo, io non l'ho conosciuto proprio di persona così, però so che Parma non è una città grandissima, quindi però è anche un bravissimo ragazzo, ha tutti i requisiti giusti per poter fare una carriera straordinaria, sia come calciatore ma anche come persona, ecco, perché senza la persona, senza l'uomo, sicuramente si va poco lontani, ecco, anche come calciatori. Esattamente. Poi volevo anche aggiungere, Gale, no, Maurizio, che tutti voi, no, del Parma, comunque, di, come abbiamo detto prima, quell'ossatura, tu, Minotti, Grun, Benarrivo, comunque Crippa, siete rimasti un po' tutti, no, nel senso, nella simpatia e comunque nella mente, no, di tutti noi, anche se tifavamo per altre squadre, no? Nel senso che, per esempio, abbiamo Andrea che si scrive a Polloni, grande giocatore. Poi, come dicevi tu, Alessandro Sardone scrive grande coppia con Grun, e poi altri, ecco, a parte Diego Della Vega che scrive Gale Parmigiano Doc. Un pezzo di cuore è sempre stato e sempre sarà Parma, perché è una città, Gigi, penso che tu mi sei, come dire, mi segui su questo ragionamento, dove si vive bene. No, è a misura d'uomo, e poi ti permette, ripeto, soprattutto per una squadra di calcio come è stato il Parma, così permette ai giovani di inserirsi bene e di maturare, allora era prima di me, insomma, era un trampolino di lancio dove tanti giocatori sono passati e poi sono andati a finire squadre importanti, vedi Juventus, insomma, dico Juventus per dire Pioli che ha fatto Parma e poi è andato a Juventus, Ancelotti che ha fatto Parma e poi è andato a Roma, al Milan, insomma, e invece poi dopo chiaramente Parma è diventata una squadra importante anche in Serie A e è stata anche, diciamo, ecco, ha allevato giovani che poi sono arrivati anche nazionali, quindi secondo me, ripeto, Parma è la dimensione giusta per far crescere i giocatori e poi anche per chi vuole, non dico, no, svernare è una brutta parola, però per chi vuole venire a finire la carriera può essere adatta, che porta la sua esperienza e per far crescere quei giovani che arrivano, ecco. Poi devo tornare sulla domanda di Maurizio, al quale ridarò poi la parola, perché Gigi, c'è un po' la sensazione che al di là degli eccessi di quel periodo a livello societario, quella squadra avrebbe meritato di vincere lo scudetto, cioè che il grande Parma che trionfava in Europa, che piaceva ai tifosi di altre squadre perché era una squadra nuova, che giocava bene e che era in sinergia, in sintonia con l'ambiente, eccetera, avrebbe meritato un anno, ovviamente il primo pensiero è l'anno del secondo posto, però dico in generale un anno in quegli anni avrebbe meritato lo scudetto. Ma sicuramente è stato un sogno che non si è riusciti a coronare, ecco, lì allora c'era il Milan, c'era la Juventus che poi hanno fatto da padrone, insomma, per diverso tempo. Devo dire che ci siamo arrivati vicino, però purtroppo non abbiamo avuto, secondo me, anche la convinzione giusta per arrivarci, perché chiaramente mi sono reso conto poi frequentando in nazionale i giocatori che venivano dal Milan, che venivano dalla Juventus, ci voleva una forte mentalità per poter riuscire a raggiungere l'obiettivo dello scudetto, soprattutto per le pressioni che si creano intorno a questa. Loro chiaramente vedevo che erano abituati a vincere gli scudetti, e quindi hanno una mentalità talmente forte che qualsiasi pressione non riuscivano a sentirla. Probabilmente forse noi non siamo riusciti a arrivare a quello lì perché non avevamo probabilmente non gli strumenti o non la forza caratteriale, però ci vuole qualcosa di particolare, di veramente forte per dare continuità, perché per vincere lo scudetto ci vuole continuità. Noi probabilmente non abbiamo avuto quella continuità per arrivare poi a raggiungere la vittoria del campionato. Ecco, Maurizio, io ho fatto riferimento a un campionato in particolare, però parlando appunto di una squadra che, come ricordavi, negli anni ha sempre ottenuto dei piazzamenti di prestigio. Però forse c'è anche un discorso proprio di legittimità, cioè il Parma avrebbe potuto vincere il campionato. Cosa ne pensi, Maurizio, tu da storico del calcio?
Sicuramente ho fatto quella domanda proprio, ma comunque devo dire che Luigi ha risposto in modo chiaro, cioè ha tolto un mio dubbio se fossero fattori, come dire, interni o fattori esterni a far sì che questo splendido Parma non sia mai riuscito a, a vincere il campionato nonostante vari trionfi in campo europeo. Chiaramente ho capito che probabilmente, anche dalle parole di Luigi, che probabilmente mancava quella abitudine a lottare per il primo posto che in altri ambienti era più consolidata. Forse questo era un limite appunto della piazza che come dire, sarà affacciata alle, per le prime volte a questi livelli. Però sul piano tecnico, come mi dici tu, Gale, penso che non mancasse nulla, perché ecco, ricordo in particolare il campionato 96-97, arrivarono veramente a giocarsela la terzultima, mi pare, a Torino, che finì 1-1 e con diverse recriminazioni anche in casa parmense. Quindi veramente mancarono i dettagli e forse quella forza mentale, che quell'abitudine che le squadre, le solite blasonate, diciamo, hanno del calcio italiano, l'avevano in dosi maggiori. Ma sul piano tecnico, voglio dire, sono passati tanti e tali campioni, perché poi c'è stata un'evoluzione, perché chiaramente dal nucleo iniziale degli eroi della promozione si sono, l'asticella poi si è alzata, perché non dimentichiamo gli arrivi di Crespo, di Veron, di Chiesa, di Turam, di Cannavaro, quindi la squadra faceva veramente paura a un certo punto, i vari Balbo, Zola, Aspriglia, quanti ne sono passati in quegli anni lì. Quindi penso che effettivamente non mancasse nulla, e Luigi ci ha detto che probabilmente era un fattore, diciamo, mentale. Ecco, poi leggevo, cercando un po' di notizie, così di curiosità, per preparare la puntata come facciamo di solito, della vostra abitudine alle cene a casa dell'allenatore Nevio Scala, dove vi ritrovavate spesso, quindi c'era un ambiente anche molto familiare. Credi che questo sia un fattore che per compiere l'ultimo scalino abbia magari rappresentato un limite, oppure era la vostra forza? Beh, allora, innanzitutto da Scala non è che ci andassimo spesso, ecco, ci andavamo ogni tanto. Ha creato, ecco, questa, lui è stato bravo a creare questo gruppo, a creare questa unità di intenti intorno, ecco, ma non solo lui ma tutta la società, perché ci ritroviamo a casa di Tanzi prima di Natale, tutti con le famiglie, o solitamente, ecco, durante la settimana mangiavamo insieme, magari chi era scapolo, chi era mogliato o fidanzato, ecco, si usciva con le ragazze, però quasi sempre stavamo insieme nei momenti magari dove si poteva trovare, ecco, a mangiare a pranzo o a cena. Questo ha cimentato fortemente il gruppo, ha cimentato fortemente quello che era poi, ripeto, gli obiettivi che avevamo in testa, anche se poi eravamo ragazzi giovani, quindi eravamo anche proiettati a divertirci, chiaramente nel rispetto di quelle che sono la professionalità e il rispetto anche degli obblighi che avevamo nei confronti non soltanto di noi stessi, ma della società e dei tifosi che ci seguivano. Ecco. Però ecco, come sottolineo quello che hai detto, che è vero, ecco, probabilmente l'abitudine che avevano le grosse squadre e che noi non avevamo, ecco, che probabilmente quella lì ha influito tantissimo per raggiungere, purtroppo per non raggiungere lo scudetto. E poi, come hai detto te, negli anni poi si sono inseriti giocatori straordinari e importanti che hanno fatto sì che crescesse anche il livello del Parma, però purtroppo quel livello lì probabilmente non ha portato, ecco, quella forza, non so come dire, proprio, ecco, quell'abitudine a vincere, perché, ripeto, di calciatori straordinari che hanno fatto storia abbiamo avuto dei campioni del mondo, ecco, Buffon, Cannavaro, Thuram e vari altri, ecco, che sì, sì, che ti sto a nominare, sì sì, beh, chiaro, Sensini, insomma, ci sono passati tantissimi giocatori,
che hanno fatto crescere sicuramente l'amore dei tifosi per il Parma, però purtroppo lì cioè non si è riusciti a raggiungere quell'obiettivo che ci sarebbe piaciuto, ecco, perché vincere un campionato penso che sia il momento più bello. Ecco, io ripeto, ricordo il campionato che ho vinto dalla B alla A, penso se, e lo ricordo tantissimo, se avessi vinto il campionato della Serie A, lì ormai sarebbe stata, sì, per me l'avrei tatuato qui lo scudetto, guarda, a pelle, me la sarei cucito a pelle con ago e filo. Tra l'altro, a proposito del Parma di Scala, perché a noi ci arrivano le domande su Facebook, su YouTube, sul telefonino, c'è Chicco che ti saluta e chiedeva com'era fare l'allenamento post partita defaticante, cioè magari c'erano i tifosi ospiti che ti urlavano di tutto, come vi trovavate con questa idea? No, guarda, secondo me è stata proprio funzionale e un aiuto per noi straordinario, importante. È chiaro che sì, lo facevi in casa, se vincevi andava bene, se non vincevi, meno male che quei periodi lì vincevamo spesso, vabbè. Però è stato secondo me un modo per cercare di recuperare il più velocemente possibile da quelle che era la fatica, ecco, perché io mi ricordo bene che quando, se non facevamo il defaticante, questo defaticante, questa corsetta, ecco, finito la partita e poi dello stretch, io tornavo il martedì, quando era il giorno del ritorno degli allenamenti, visto che lunedì era libero, tornavo il martedì che ero a pezzi, tramite quell'allenamento lì a pezzi, nel senso fisicamente avevo ancora i postumi della partita della domenica, postumi di fatica, invece facendo così ero già pronto, ecco, io parlo per me stesso ma penso anche per gli altri compagni di allora, proprio eravamo pronti per le fatiche poi della preparazione poi per la gara successiva, ecco. Quindi secondo me, ecco, aveva trovato un modo, anche se tra virgolette poteva essere di sfottò o poteva essere chissà presa come una fanno qualcosa di diverso rispetto. È stata invece, secondo me, un'idea straordinaria. Ecco, Gale, dica. Gale, sì, se vuoi fare dire due cose, poi ti dico una cosa, vai. Vai, Riccardo, assolutamente. Ma, dire, lo sai che io c'ho qui dappertutto, no? USA 94, no, lui? Non perché lasciamo perdere tutto, no? Però ce l'ho qui perché io sono dell'83, quindi nel 94 è il primo mondiale che ho visto capendo quello che stavo vedendo, perché nel 90 non ci ho capito tanto, giocavo per terra, avevo 6 anni, invece poi nel 94, proprio dal primo minuto all'ultimo minuto, quindi tutti i minuti di quel campionato del mondo, tutti voi che eravate in quella spedizione, per me, e come penso magari tanti della mia età, è proprio il mondiale che ci è rimasto più impresso, secondo me, in assoluto. Volevo solo dire questo per poi fare due domande, che lo sai che io ce l'ho con USA 94. Ma assolutamente, guarda, introduco l'argomento perché obiettivamente abbiamo parlato tanto di quanto Gigi abbia dato al Parma, ma il Parma ha dato a lui, a Minotti, a Mussi, parlando di quel mondiale, ma insomma tanti giocatori, la possibilità di fare delle carriere splendide, e una parte, Luigi, della tua carriera, penso, indimenticabile, è proprio quella con la maglia della nazionale, che poi ha avuto in quel mondiale un'occasione ripetibile, perché al di là di tutto siamo tornati da vice campioni in Italia. Com'è andata quella spedizione? Che, diciamolo, ci sono stati tanti colpi di scena in quel mondiale. No, esatto. Beh, innanzitutto è stato, come hai detto te, Parma ha rappresentato per me tantissimo, perché non ha portato soltanto me in nazionale, perché io mi ricordo che allora c'era Bucci, c'era Minotti, c'ero io, c'era Benarrivo, c'era Zola, poi venne Dino Baggio e Mussi, ecco, l'anno dopo. Quindi quella spedizione lì è stata una spedizione straordinaria, perché mi permetteva innanzitutto di fare un mondiale, che era il coronamento di un altro sogno che avevo, giocare in nazionale e arrivare a fare un mondiale. E poi, perché io venivo da Riccardo l'82, dal ricordo dell'82 che avevo sul peggiore da tua, quando hai visto quello del 94, che ho dei ricordi straordinari di quella nazionale di Berzot, insomma, che vinse il mondiale in Spagna,
insieme a tanti campioni, da, io ero in camera anche con Roberto Baggio, quindi Roberto Baggio che è stato uno dei giocatori più forti e rappresentativi dell'Italia in quegli anni lì, quindi era, per me è stato un crescendo di emozioni forti, poi arrivato anche con la finale e addirittura anche a giocarla. Ecco, poi purtroppo a perdere. Ti devo fare la domanda precisa, perché oltre ad aver rappresentato il volano verso la finale con i suoi gol, Roberto Baggio quell'anno ha rappresentato il top dell'Italia qualitativamente nel mondo calcistico. Ma com'era stare a distanza con lui? Cioè, è vero che Baggio, al di là di tutto, ha questo lato umano che davvero è sorprendente, oltre che quindi quello da calciatore. No, ma è un ragazzo semplicissimo, è simpatico, ha sempre la battuta pronta, è un ragazzo anche sensibile. Io mi ricordo che avevamo due stanze grandi praticamente dove si potevano avere due camere da letto, ecco, erano insieme i letti. Lui mi chiese se poteva andare nella stanza di là a dormire, perché lui pregava, no? Sai che è buddista, quindi aveva la mattina a pranzo e dopo pranzo e a cena aveva i momenti in cui doveva pregare. Io ho detto: guarda, se posso, io che vado di là, non te che vai di là, al di là della battuta. Però comunque, ecco, ripeto, il ragazzo veramente era straordinario e semplice, come lo era come calciatore, faceva delle cose straordinario con una semplicità incredibile. Poi c'è stato l'infortunio di Baresi, a un certo punto Luigi Apolloni addirittura titolare, cioè un mondiale vissuto da protagonista. Com'è stato entrare in campo con immagino la pressione di giocare un campionato mondiale di calcio in una nazionale, tra l'altro con degli alti e bassi all'inizio, come ti sentivi? Ma innanzitutto è inaspettato, perché poi io pensavo che chiamasse, dopo che si fece male Baresi, pensavo che chiamasse Minotti, invece chiamò me, e per me, io a parte non ho avuto il tempo materiale proprio di pensare, perché c'era una partita importante che dovevamo vincere assolutamente, perché veniamo dalla sconfitta l'Irlanda, quindi dovevamo vincerla per forza, che poi si è riusciti a vincere con gol di Dino Baggio. L'emozione sicuramente è stata forte, ma è stata talmente veloce e vissuta, perché c'era un obiettivo da raggiungere, quello di vincere. Quindi ripeto che sono entrato e ho cercato di dare la mano alla squadra, perché oltretutto serviva appunto la vittoria. E poi è stato un crescendo, nel senso che l'Italia è riuscita anche nei minuti finali, in modo concitato, a superare un turno dopo l'altro gli avversari, poi arriviamo con la Spagna, con la Bulgaria e finalmente malconci e assolutamente sfavoriti andiamo a giocare la finale, e tu l'hai giocata quella finale, a un certo punto anche lì finisci, scusa. No, volevo che me lo raccontassi tu, perché immagino cosa voglia dire anche in quel caso. No, beh, la nazionale stava giocando così, Mussi aveva già dei problemi muscolari, come aveva avuto Baggio nella penultima partita, nella semifinale contro la Bulgaria, a livello muscolare, perché lì si giocava con un caldo veramente incredibile. Mussi si stirò, perché giocavano praticamente la formazione difensiva era Mussi a destra, Benarrivo a sinistra, con Baresi e Maldini centrali. Spostò, perché Costa Curta era squalificato, praticamente Mussi venne sostituito da me e mise Benarrivo a destra con Maldini a sinistra e io e Baresi centrali. E comunque non avete preso gol, cioè è stata una partita, una sofferenza incredibile, sia per noi tifosi che per voi in campo, immagino, no? Perché Sicuramente, poi avevamo di fronte a un attacco abbastanza Romario Bebeto, cioè, in panchina c'era Ronaldo, ecco, 18enne, Ronaldo quello dell'Inter, non Ronaldo del portoghese. Beh, guarda, poi tra l'altro invece
Prego. No, volevo chiedere, Luigi, scusi, una curiosità. Allora, i rigori furono tirati, lo sappiamo tutti, Baresi, Evani, Albertini, Massaro e Roberto Baggio. Se fossimo andati ad oltranza, tu quale avresti tirato? Il sesto, il decimo, l'ultimo, no, l'ottavo? Questo, c'era già una regola? Ancora non si sapeva. Non l'avevate. È che è lì, quando eravamo prima dei rigori, così da calciare, c'era Taffer, che era compagno mio del Parma, e ho detto, lui mi prendeva in giro, dice, se tiri te io te lo paro. Ho detto, guarda, se tiro io, tiro talmente forte che mando dentro il pallone te e buco anche la rete, gli ho detto, guarda. No, esatto. Quello che ti volevo chiedere, appunto, Luigi, no? Nel senso, appunto, come diceva Gale all'inizio, no? Un mondiale dove ci sono stati un sacco, no? di colpi di scena, quindi nel senso si perde la prima partita, poi sei 0-0 con la Norvegia, espulso Pagliuca, un casino pazzesco. Cioè, che cosa, non so, l'ambiente, Sacchi, la squadra, cioè che cosa avete poi tirato fuori per arrivare fino in finale, nonostante ovviamente dall'Italia arrivassero delle critiche nei confronti di Sacchi, nei confronti della squadra, pazzesche. Ma vedi, mi riallaccio un po', la forza italiana è questa, mi riallaccio un po' al discorso dell'Italia dell'82, perché l'Italia dell'82, se ti ricordi bene, disse qualcosa del genere e poi arrivò al mondiale contro, dopo critiche feroci contro Berzotto e contro tutti gli altri giocatori, Paolo Rossi invece di aver portato, cioè aveva portato Paolo Rossi che veniva dalla squalifica invece di aver portato Bruzzo. Ecco, mi riallaccio a quello lì, perché noi italiani nei momenti di difficoltà siamo straordinari, troviamo, abbiamo dei mezzi per superare tutte quelle difficoltà che ci si presentano. Probabilmente si è cimentato il gruppo, abbiamo fatto una coesione talmente forte che io mi ricordo che in panchina urlavamo non era una squadra di 11 giocatori, ma era completamente veramente di 23 giocatori che davano tutto anche in panchina attraverso le energie che davamo ai compagni che erano in campo. Ecco. Ecco, Maurizio, volevi chiedere ancora qualcosa su questa grande parentesi di USA 94? Poi voglio dire, tornati da vicecampioni non è niente male, no? Beh no, certo, poi oltretutto le sensazioni che avete vissuto durante la partita con la Nigeria mi incuriosiscono. Magari tu eri in panchina, ma quando vedevate i minuti passare, com'era il clima su quella panchina? Se vi vedevate già sull'aereo oppure non avete mai perso la speranza? Era caldo di suo, in più c'era il caldo. Ma guarda, è stata una partita, io mi ricordo che sulla fascia giocava Benarrivo, che fece una partita straordinaria, dove anche nel secondo tempo supplementare riuscì a fare dei cavalcate incredibili. Devo dire che la forza è stata proprio quella di essere riusciti a cimentarci come gruppo e volevamo arrivare in finale con tutte le forze possibili e ci siamo riusciti, ecco, proprio grazie a questa forza che avevamo dentro, caratteriale, spirituale, chiamala come vuoi te, però era fortemente voluta da noi. Ecco, una cosina così al volo, magari, cioè tipo appunto dopo le partite, magari contro la Nigeria per l'appunto, contro la Spagna, contro la Bulgaria, su Roberto Baggio magari qualcosa ti diceva, che diceva, Luigi, cazzo ci sono, cioè il mondiale ce lo devo prendere. Ma no, ripeto, in allenamento eravamo veramente straordinari, io mi ricordo che si facevano degli allenamenti con dei ritmi, pur essendoci tantissimo caldo, che era, tra virgolette, guarda, dico un'assurdità, era più difficile l'allenamento, cioè fare la partita in allenamento, che non poi in gara, perché sai che era talmente bravo nel preparare gli allenamenti, che rendeva più difficile l'allenamento che non la partita stessa. Quindi quando arrivavi in partita, tra virgolette dico, era più semplice, ripeto, tra virgolette, nel senso che la difficoltà c'era, però eri già pronto, già hai vissuto quello che dovevi vivere in campo attraverso l'allenamento. Ecco, visto che Luigi mi ha detto, Riccardo, che poi hai un appuntamento televisivo, quindi non vogliamo, come dire, farti arrivare lungo su Sport Italia. No, perché mi sta scaricando il telefonino. Esatto, allora io cerco di farti ancora qualche domanda, poi
poi ovviamente chiudiamo, perché ce le scrivono e perché... Ah, ecco, volevo dire anche una cosa, perché questo, come dire, il Mirato Parmigiano mi aveva fatto venire in mente di idealmente dedicare questa intervista, questa puntata, a due grandi del Parma che fu, che sono ahimè deceduti, Hermes Polli al Posten e Cocconi, che sono due grandi del calcio, come dire, di una volta, no? E quindi insieme a voi campioni dell'attualità e del Parma degli anni 90 mi piaceva ricordarli. E poi ci chiedevano, ad esempio, queste sono le domande più se vogliamo scontate, ma ci piace farle, perché si parla di un calcio in cui in Italia c'erano tutti i più grandi campioni. Allora ci chiedono: ma tu, da difensore, da stopper, chi è il più forte che ti è capitato di marcare? Ma io, ce ne sono stati diversi e tanti, insomma, quel periodo lì, da Van Basten a Batistuta a Foller, c'era, però il giocatore, secondo me, che è stato un po' oscurato, perché chiaramente c'era un altro giocatore straordinario, per me uno dei più forti giocatori al mondo, che era Maradona, che era Careca. Per me Careca era uno dei giocatori più forti e difficili da marcare, perché aveva una imprevedibilità, non sapevi mai cosa faceva. Ma Van Basten lo sapevi, lo vedevi, però lui ci arrivava per abilità, per agilità, per forza fisica. Careca non sapevi mai dove, cosa, che giocata avrebbe fatto, perché era talmente imprevedibile, ma aveva una velocità e una tecnica straordinaria che per me, ecco, ripeto, è stato uno degli attaccanti più forti che ho marcato. Poi c'è Gianluca che ci chiede com'è arrivare a giocare nel Parma dalla Reggiano. Beh, all'inizio sicuramente non è stato semplice, perché chiaramente sai il campanilismo che c'è tra Reggiano e Parma, quindi però ecco, io devo dire che devo ringraziare anche la Reggiana, che mi ha permesso di crescere, di fare un percorso di crescita, perché quell'anno lì feci un campionato importante che mi permise, insomma, di mettermi in evidenza, e lo devo dire grazie alla Reggiana, ecco, perché chiaramente c'era l'allenatore che allora era Santin che mi portò dalla Pistoiese, in C2, mi portò in C1 alla Reggiana. E ripeto, devo dire grazie anche a Reggiana, che mi ha permesso di fare quel percorso, che poi mi ha permesso di arrivare fino in nazionale. Ne faccio ancora una e do la parola ai miei amici colleghi. È vero, chiede Christian, dice Christian che Apolloni era un giocatore che quando era in campo magari non si sentiva molto, ma se mancava lo sapevano tutti. Cioè, dice che insomma la tua mancanza era una delle cose più difficili da gestire. Io sono tifoso del Parma. Ma io lo ringrazio, non so se dopo chiaramente non si è sentita proprio, perché comunque sono arrivati giocatori come ho giocato insieme a Thuram, insieme a Cannavaro, insieme a Sensini, quindi lì la mancanza proprio non si sentiva, anzi. Però negli anni precedenti tu non saltavi quasi una partita, cioè diciamo fino forse al 96 che ti eri fortunato, adesso non ricordo bene, sì, il periodo. Esatto, esatto, ho avuto un problema a tendine Achille e poi purtroppo mi sono rotto il crociato, quindi, però ecco, ma la fortuna di un calciatore è anche quello di non avere problemi fisici, per dare una continuità a quella che è la crescita, quella che è stata la mia crescita, che mi ha permesso, ripeto, di arrivare a questi livelli. Ma io penso come tutti i calciatori, se te hai degli infortuni ti posso precludere, ecco, quello che è il tuo cammino. Se non li hai e hai la fortuna di averli, penso che insomma hai più possibilità di dare una durata maggiore a quella che è la tua carriera, e comunque di dare una continuità, ecco, perché chiaramente quando poi hai dei problemi fisici ti devi fermare, devi fare delle cure che ti vanno, quindi perdi magari quella, tra virgolette, sicurezza, quella forma, quella continuità che magari hai se non hai nessun problema. Luigi, un amico su Facebook ci chiede: Gigi Apolloni, sei uguale al 94, qual è il tuo segreto? No, grazie per il complimento, nessun segreto, mi sento tutti, guarda. Anni, sento tutti. Vai, Mauri. Comunque. Sì, Luigi, una domanda tecnica, parlando di difensori, come che è appunto il tuo ruolo, in rete di recente ho trovato alcune dichiarazioni dei tuoi colleghi che
un po' più anziani di te, ma che hanno, che hai incrociato sul campo tante volte, come Bjerkwood e Bergomi. Allora, l'opinione di Bjerkwood, secondo la quale le marcature di oggi sono un insulto al calcio. E un altro, registro anche un'opinione di Bergomi, secondo il quale i difensori oggi hanno paura di affrontare l'attaccante, quasi lo scansano e evitano l'uno contro uno affidandosi più al movimento collettivo. Tu la vedi questa regressione nel vostro ruolo? Sei d'accordo con i tuoi illustri colleghi? Come la pensi? Beh, sicuramente vedendo, ecco, ripeto, prima c'era, negli anni dove appunto giocavamo, che c'era Bergmo, Virgud, c'era dopo qualche anno anche io, c'era l'abitudine, ecco, a livello tattico di marcare a uomo, cioè nel senso che te avevi un uomo da marcare, dovevi cercare di non fargli di evitare che lui potesse giocare liberamente. Poi dopo con la zona, perché la zona non significa non marcare, perché la zona è anche marcare nella tua zona, però probabilmente troppi tatticismi non hanno permesso, secondo me, ai difensori che man mano crescevano di tatticismi, nel senso di giocare a zona, non si evidenziava il fatto che comunque la marcatura uomo andava fatta e lavorare sulle marcature uomo. Si è pensato, secondo me, più a livello globale, tattico, che non a livello del reparto, comunque del singolo, di migliorare il singolo. E poi vedi degli errori che magari si facevano anche prima, però si sono rimarcati molto. Per esempio, io faccio un esempio: se sul cross una volta, quando la palla veniva crossata, il difensore andava a contatto con l'avversario, e per evitare che la prendesse l'avversario, io non la prendevo come difensore, ma se non la prendeva neanche l'attaccante, la palla sul cross andava a finire in fallo laterale comunque. Invece adesso vedi magari sul cross dove guardano tutti la palla e si dimenticano l'avversario, e l'avversario da solo tac di testa fa un gol. Ecco, ovviamente secondo me Bjerkwood e Bergomi evidenziano anche quel fattore lì, come anche il fattore di attaccare. È chiaro che sono cambiate anche le regole, perché adesso se sei ultimo uomo c'è anche il discorso che puoi penalizzare la squadra con l'espulsione, però è chiaro che i tatticismi, secondo me, hanno in maniera marcata hanno portato dei vantaggi per alcune cose, ma hanno portato dei svantaggi per altri. Quindi secondo me bisogna tornare, ecco, un po'. Io lessi diversi anni fa il Lecce nel settore giovanile, che nel settore giovanile faceva giocare, prima di arrivare agli allievi, le squadre a marcatura uomo, perché è facile poi da marcatura uomo passare alla marcatura zona, l'inverso è più difficile. Quindi io parlo appunto per i difensori, però secondo me è importante proprio insegnare la tattica individuale, questa proprio la tecnica applicata proprio sul difensore, per cercare di fargli capire come marcare, come stare tra palla e porta, insomma tutti i vari accorgimenti che dovrebbero in maniera specifica fare nei settori giovanili. Luigi, questo adesso mi ricollego, Gale, Maurizio, vi ricordate quando invece abbiamo parlato, diciamo, con quelli che tu marcavi, quindi con Svok, abbiamo parlato con quale Luigi, ci dicevano in quegli anni lì fare gol era un disastro, cioè perché appunto ti davano delle ramazzate devastanti che ti arrivavano da tutte le parti. Adesso con le regole di oggi... Sì, lì dopo chiaramente si passava oltre, perché dopo chiaramente era più maschio, alcune cose magari gli arbitri le permettevano, non c'era l'attenzione che c'è adesso. Era esagerato prima, ecco, se si arrivava a quel limite lì, come lo è esagerato adesso, che magari basta che uno lo sfiora, che si butta, bisogna trovare sempre la misura giusta, ecco. Allora, vediamo se ancora un paio di domande ci stanno, velocissime, poi ti salutiamo. Io dico velocissime perché io non vorrei che, siccome la batteria, vedo che man mano era all'80%, ma adesso è all'8%, quindi una ci sta sicuro, due chi lo sa. Dopo la prima ti salutiamo e vediamo se ci sta anche la seconda. No, Luigi, innanzitutto grazie ancora davvero per essere intervenuto, se per caso cade la linea, perché ci hai fatto un regalo. E io ringrazio voi dell'ospitalità.
Ecco, ti volevo dire, tu parlavi prima di quanto sia importante vincere, no? Di quanto ti ricordi il campionato, la promozione della Serie B, di quanto ti ricordi, diciamo, anche i trofei. Però poi hai anche assaggiato la cosa da allenatore, no? Ecco, ti volevo chiedere, com'è stato tornare a Parma da allenatore in quel momento così particolare della storia del Parma e come vivi la fase attuale del tuo lavoro, della tua carriera? Beh, sicuramente è stato un altro sogno che si è avverato, quello di riuscire a allenare la squadra con cui ho vissuto la maggior parte della mia carriera. Poi, venendo anche da quel fallimento importante che ha avuto il Parma, insomma, riportare, ecco, il Parma a livelli professionistici è stato un percorso straordinario e un arricchimento straordinario, che poi, ecco, la vivo aspettando un'altra occasione che magari spero venga più presto, proprio per cercare di dare continuità, ma soprattutto perché mi sento di ritrasmettere ciò che ho imparato attraverso i vari allenatori che ho avuto, sin dal primo allenatore, quello che ho imparato proprio da loro, proprio per insegnarlo, ma non soltanto a livello calcistico, ma anche a livello di valori, a livello di valori importanti, insomma, ripeto, perché passa sempre. C'è prima del calciatore, c'è prima l'uomo, poi c'è l'atleta e poi c'è il calciatore. Fantastico. Gigi, io ti ringrazio personalmente perché sei stato appunto super disponibile, super gentile a stare qui con noi quasi un'oretta. Salutiamo Max Ravanetti, che sappiamo chi è. Grande Max. Grande Ma Max. gli chiedevano prima se era veramente forte a giocare a pallone, come dice. Ma Max, guarda che è stato un grandissimo attaccante. Purtroppo la testa non era quella giusta per poter fare il calciatore, perché io poi l'ho conosciuto proprio cioè, lo conoscevo prima, però proprio in maniera, diciamo, d'amicizia, di diventare amici, l'ho conosciuto quando ho avuto un infortunio. E ti dico quello che combinava lì: eravamo nel centro di fisioterapia di Claudio Bozzetti, che allora è il nostro massaggiatore del Parma Calcio, che ha un centro di fisioterapia molto grande. E ti dico, ne combinava io, c'era da ridere, cioè praticamente il percorso che ho fatto da infortunato è passato talmente veloce, ma in allegria, che con Max cioè, insomma, ne combinava di tanti colori. Bene, Ricky, Va bene. Maurizio, Ragazzi, io vi ringrazio. Io non vorrei sì, che si finito il scusasse tempo. perché. No, è che la No, battuta è vabbè. proprio. Quindi sono io che vi ringrazio innanzitutto che mi avete permesso, insomma, di fare due chiacchiere con il tema che ho sempre nel cuore, perché il calcio è quello che mi ha permesso, insomma, di realizzarmi e ho avuto la fortuna di realizzarmi. E vi ringrazio perché comunque ho conosciuto Riccardo, ho conosciuto Maurizio e anche te. Che non sei Umbro, mi ha detto, no, non è perché il cognome è uguale a quel di mia moglie, no. Ragazzi, è stato un piacere. Grazie mille. Ci farebbe piacere in futuro risentirci, Come Gigi. grazie anche ai vostri telespettatori, spero che siano rimasti contenti, ecco, della video intervista. Bene, a presto. Assolutamente. Grazie mille, un saluto a tutti gli amici di Umbro, sicuro. A dopo. Radio Rock e Gale, ci vediamo alla prossima. Abbiamo altra carne al fuoco. Grazie Gigi, a presto. Da voi, grazie. Grazie, ci risentiamo.